Salve a tutti amici allenatori di Pokémon che andate oltre i cieli dell'avventura, dove la vittoria è sicura, ma anche, stavolta, a tutti quelli che non sono allenatori di Pokémon, ma che semplicemente hanno alcuni dei loro più bei ricordi di spensieratezza infantile o adolescenziale incastrati tra i pin del Game Boy Advance. Per la prima volta nella storia del canale vi porto un gioco non Pokémon, in questo appuntamento straordinario, molto estivo e rilassato. La vita a volte è strana. La vita ci fa affezionare all'imprevedibile, oppure ci fa accedere a cose che non avremmo mai cercato nello specifico, se non fosse per un qualche genere di caso. In questo canale, come in tutti i miei canali, tutto ciò che faccio qua sopra si fonda sulla celebrazione del ricordo e della nostalgia, ma si cerca anche di riportarla al presente, di riviverla in qualche modo. È mio scopo cercare di far riprendere al pubblico, per quella manciata di minuti, gli occhi del bambino, sebbene gli occhi del bambino non li ridanno indietro mai, come diceva qualcuno. Ma noi stiamo sempre là a corregli appresso, stiamo sempre là a inseguirli. E questa citazione altro non è che la versione rock della prustiana ricerca del tempo perduto. In onore a tutto questo voglio sbloccare a molti di voi, spero, un ricordo. Ma come ben sapete, Sinapio a larga non sarei io, no? Come ho già spiegato agli arbori del mio primo canale, Tubo Catodico 84, ottenni il mio primo computer con la classicissima scusa che si usava a quei tempi, no? Per fare le ricerche a scuola, poi che facevi con Encarta che tanto voleva piena forchetta e accortellateci i bulbi oculari. Comunque, lo ottenni in estate del 2004. Luglio, per l'esattezza. Ragazzi, 20 anni fa, per la mignotta, 20 anni fa! 20 anni fa, cazzo! Com'è che faceva qua la canzone? Slipping through my fingers all the time. Lo so, sono stonato, regà, ma così per dirvela che sembra elegante, perché se no, come dicevano gli Squallor, o tempo se ne va. S'arriva ad oggi, 20 anni dopo, con qualche chilometro in più sull'odometro, magari qualche prima ciampetta di gallina che te dà quel fascino da daddy, no? Ma senza più nonni e con un genitore di meno. Ma sono arrivato comunque, nonostante la conta dei danni, a estate 2024. Sono arrivato a poter dire effettivamente che io, il primo computer che ci ho mai avuto, ce l'ho avuto 20 anni fa. Erano altri tempi. Ed è un po' come se proprio ci riportassimo al 2004 e pensassimo a 20 anni prima. Regà, 20 anni prima era l'84. Tra l'84 e il 2004 c'è passato un mondo in mezzo. E sebbene la differenza 2004-2024 sembra comunque essere molto più leggera, molto meno marcata rispetto al precedente esempio, anche perché nel 2004 si è un po' fondato tutto quello che ci abbiamo ancora oggi, non posso comunque far meno di pensare a quella magica e stramba estate di quel tempo. Quell'anno, quando ebbi per la prima volta in camera mia un computer che non fosse in realtà un brick game o che non fosse una di quei puttanate stile Clementoni. Un computer vero. Un computer mio. Che i miei pagarono la bellezza, ho ritrovato di recente le fatture, dei 1000 euro. Che non era tantissimo all'epoca, però era pure un catorcio urlante quel cazzo di computer, persino per gli standard del 2004. Insomma, una mezza specie di truffa, che mi arrivò già coi virus dei donini allegre preinstallati e con qualche malattia venerea, data probabilmente dal tecnico che me lo assemblò, che sicuro lo collaudò, sui pornazzi illegali di qualche sito azerbaigiano. No, oggi si fanno i benchmark coi videogiochi, con Fortnite, con Minecraft, prima si facevano che donne zozze, se vede. E la prima cosa che gli chiesi io a sto qua che mi stava a mettere computer, quando io ancora dei computer non capivo un cazzo, quando io ancora anche soltanto cambiare le batterie al telecomando era un'impresa e probabilmente finiva rotto il telecomando, ora so tutta un'altra persona, ma da bambino c'avevo le mani al contrario, mentre che ero là che me giocavo per la 14ª volta a Red Dead Revolver per Xbox, tra l'altro noleggiato sempre da quel tizio che mi montava i computer, gli domandai: ma costo coso? I giochi? I giochi di veniva zio Luca, si chiamava Luca, un saluto a Luca nonostante tutto, nonostante quel computer faceva cagà, nonostante forse anche lui come tecnico non è che era proprio il migliore del mondo. Non mi guarderai mai Luca, ma se c'avevi una 1 prima serie e un negozio di computer e videogiochi, sappi che probabilmente sì, sto a parlare proprio di te. E so quel ragazzino che si è noleggiato 75 volte Red Dead Revolver, sì, so proprio io. Luca c'aveva un sacco dei giochi del PC, gli veniva, era in negozio, come pure Xbox, PlayStation 2, anche PS1 qualcosa ancora. Tutti a una 50ina di euro i giochi del PC, che erano un salasso di cocazzarola.
Ma io 50 euro li spendo per l'Xbox, mi vado a spendere per computer, pensavo dentro di me, no? Da un amico mio dei elementari, vidi, imparo da anni prima, un annetto prima, non mi ricordo, meraviglie come GTA Vice City. Per questo io ho dati 50 euro, dei fatti l'ho comprato e ce l'ho ancora qui. Quel gioco è un simbolo. Però vidi pure un altro gioco interessante, simpatico, carino, che ho conosciuto da quell'amico mio là. Ci avrei volentieri giocato. Ma non gli avrei dato certamente 50 sacchi, voglio dire, vabbè che vabbè, ma mica davvero davvero, no? Sto gioco ci stavo 2 minuti, poi mi rompevo il cazzo. Però tutte le volte che andavo da lui, mi piaceva smanettare per 2 minuti con The Sims. Molti di voi penseranno, ma perché non ti sei trasformato in Capitan Farlock e a cavallo del mulo pirata non hai solcato i cieli dell'anarchia digitale di primi anni 2000? Era un momento d'oro per farlo, ma quel momento d'oro per me era un momento de merda, perché c'avevo la 56K. Vivevo in una zona che, boh, il triangolo delle Bermuda? Peggio, molto peggio. La DSL non c'è stava, al massimo devi avere tetano una cabina da SIP, ma la DSL no, quello no, non girava da quei parti. Quindi presa del telefono, modem interno del dial-up, il classico rumore inconfondibile e indimenticabile. E la preghiera che non ti arrivasse il virus che ti faceva chiamare Grenada anziché la connessione tua e te costava 34 euro al secondo. Potrebbe essere questa una storia di vita vissuta. Ma in ogni caso questa era la mia vita nel 2004. E siccome che l'essere umano va sempre a inseguire quello che non usce può avere, no? Ogni tanto da ragazzino mi piava qua la voglia atavica incredibile di giocare a The Sims. Una voglia che proprio mi facevo le case addosso per quanto c'avevo voglia. Ma come posso far se non c'ho voglia però di dare 50 euro a Luca? Ma c'ho la connessione lenta per scaricare quello che sarà stato, non lo so, 300 mega del gioco? Oggi è una scureggia, ma al tempo che a 56k mi ci volevano 15 giorni lavorativi e la connessione si pagava pure al minuto, se non ricordo male. Quindi conseguentemente quel gioco preso col mulo pirata mi andava a costare 2 mutui e mezzo, roba che da Luca ce ne compravo 10 copie magari. Ho pensato che attaccasse al cazzo forse era più saggio, o meglio, già da lì ha cominciato a nascere in me questa strana forma istintiva di cercare sempre l'alternativa purciara delle cose. Già da allora c'era il metodo Capitan Farlock per godesse i titoli per GBA. In quel fatidico luglio 2004, tra le mille cappellate informatiche commesse, comunque nacque una fidata amicizia con quel simpatico e violaceo alleato, che è un'amicizia che anch'essa dura 20 anni. Non m'abbandona mai il Game Boy di Capitan Farlock. Quindi ho pensato, meglio 11 mega che 300. E mannai a recuperare The Sims Busting Out. In italiano, The Sims Fuori Tutti. Tanto è successo 20 anni fa, ormai che me fanno, ero pure minorenne. Come tante console di quei tempi, tipo PlayStation 2, per farvene una come esempio, in modo però leggermente più regolato, anche nel Game Boy Advance ci sono state tante poracciate, tanti giochi che in versione GBA erano porting fin troppo ambiziosi che poi sono usciti fuori un po' gobbi, un po' abbozzi, un po' smerdosi, ecco, comunque ci sono state tante di quelle cose là, ma ci sono state anche tantissime idee geniali, e secondo me The Sims Fuori Tutti è una di queste. Ripercorriamo insieme dunque i primi passi di sto gioco che per me regà è infanzia pura, un gioco che de tanto in tanto ho sempre rigiocato con un sorriso, anche se ormai saranno tipo, non so, 10 anni. E sta musica, ste bandiere, mannaggia, già mi arriva a botta denuncia, faccio troppi ricordi. Sto menù, cazzo, regà, ma sto menù, mannaggia la mignotta. È alquanto facilmente intuibile che The Sims Fuori Tutti, per essere reso giocabile su GBA, non è che proprio c'ha gli stessi medesimi parametri del The Sims originale, quello per computer. Ecco, cioè, penso che questo era ovvio, no? C'ero arrivato pure io da ragazzino. Qua non puoi costruite le case, per intenderci, che poi una volta preso in mano un The Sims mi sono reso conto che è una cosa noiosa, me caga troppo il cazzo costruire le case. Cioè, ma io le voglio vedere esplode le cose. Io sono proprio il maschio tipico di Namitardo, guerrafondaio che vuole distruggere qualcosa, ammazzare qualcuno in un gioco, fiondasse nell'azione, sennò che cazzo di gioco è? Però nonostante tutto, raga, sto The Sims per GBA, vi dico che è tanta roba. E lo vedo proprio fatto anche per gente un po' tipo
me. Quelli che vedono The Sims pensano: cazzo carino. Poi ci giochi 2 minuti e dici: ma che è sta roba? Questa ci giocherebbe mia cugina, mia sorella, mia madre, mia nonna, ma non de certo io. E regà, sto gioco è fatto per me. Questa è la creazione del personaggio, visto? Non sto qua a impiantargli uno a uno i peli del cazzo, no, qua famo subito. E siamo pronti immediatamente all'azione. Via, gettati all'avventura, così mi piace, cazzaro. La bandana del sollevante e banzai. Questa è la capoccia, questa è la maglietta, questi sono i pantaloni e queste sono le scarpe. Un nome tra tutti, un solo ed unico nome: Waller. Waller è il nome supremo. Lo zio Waller l'avrebbe chiamato, solo che metteci il zio vicino, ma andava a conflitto con sto magna pannocchi e burino del zio paesano. Poi l'ho voluto fare con i tratti abbastanza bilanciati, perché non voglio un musone, non voglio manco un meschino, non voglio che se vada in giro a dire che Waller è un meschino. Ma nemmanco che ci abbia il culo di piombo, quindi per forza de cose ci è venuto fuori un po' disordinato, un po' timido, perché amo finite le barette de Peppe, regà, che ce potevamo fare, dobbiamo andare così. Però meglio timido che meschino. La cosa che non ho fatto caso è che potevo pure scegliere il segno zodiacale, ma chi se ne frega, ci è venuto da acquario e sarà da acquario sti cazzi. Mamma mia, qua me ci voleva il caccola, era peggio de Branco il caccola. Andava a scuola con me, no? Quello te faceva pure il calcolo dell'ascendente, si metteva là, quello era un cazzo de cartomante. Era da portarlo a Teletevere a fare predizioni per futuro. E la premessa del gioco è questa: siamo stati invitati qua a Sin Valley per l'estate dallo zietto Burino. Vedete? Pure il gioco è estivo, quindi proprio si sta a pennello, no? Perché a Sim City fa caldo, ma lasciamola perdere Sim City, o Smogger, Caller, traffico. Meglio anna allo paesetto de zi Peppe, a zappa lu gambo e tirasse le pugnette. Quanto cazzo mi diverto a dimminchiate, porca puttana, ci vuole un video così. E che do qua, zio paesano, che per come cammina mi pare più zio palle de piombo, so dettagli. Noi con sti capelli se presentiamo tipo sulle note da Bucatini Disco Dance de Bonolis e Laurenti e mamma mia regà, entro dentro a sto giardino i ricordi me inondano tipo tsunami. Lo sfondo con le pannocchie che me sa Waller se l'è pippate per vedere sto sfondo completamente senza senso e zietto che diciamo ci chiacchieriamo così, ci dice come fa la roba, poi lo fa un po' incazzà perché mi è sempre piaciuto farlo un po' incazzà, ma me sa che zio paesano gira i pornazzi stile Village People nel fienile con sto baffetto giù di abballarvarsi al Blue Oyster de scuola di polizia, per intendere. Regà, a questi tempi si non parla a metafore, lo sapete bene che poi se scatena il putiferio. Ma d'altronde se ride ca cattiveria, se ride con San Francesco, se ride col demonio, come dice qualcuno. Famo girar cazzo a Sieto agli MCA che ci butta nel pollaio, vedi che stronzo. E poi non lo so che ci fa, ma scopriamo presto perché Sieto si è sforzato a scrivere sta letterina. Non vi preoccupate, lo capimo tra poco. Da buon paesano è anche una pettegolaccia lo Sieto. Si spillamo un po' de deuscio, lui è contento, ma basta, mi so già rotto il cazzo de parlare con sto demente. Leccamogli un po' il culo, damogli l'album, che pa faccia che ha fatto. Pare come se gli avessimo messo a sorpresa là dove non andrebbe messo usualmente, però mi sa tanto che a Zietto invece gli piace. Giustamente parla con quel burino moderno del zio paesano mi fa venire fame, ma c'avevo una lira, come famo? Non c'avevo manco una casa. Quindi esattamente come se siamo procurati sto gioco, continuiamo a seguire la stessa filosofia anche all'interno di questo. Scroccamo come le merde, premiamo start che ci fa vedere che demo fa, ecco, scroccamo da magnà, scroccamo da riposà e scroccamo da lavasse. Ma Zietto, se è vero che me ospiti in te lamenti, no? Si me sciacquo le palle nella doccia tua. Ah, sto divano però, regà, sti pavimenti, sta casa, è come rientrare nella casa de qua zia, anche perché questa è uno zio che è un po' zia, secondo me andò a navi da ragazzino, poi ci sei andato più per un sacco di tempo, ci ritorni da grosso e vedi che è rimasto tutto uguale, la luce che gli entra dentro, i mobili, la carta da parati, la zia mummificata sul divano, che ricordi, porca mignotta, scroccamogli sta doccia, lavamose bene il scellacchietto, mi raccomando. E via, apriamo pure il frigo. Con sto rumore da scavatore in mezzo a un cantiere stradale, se abbiamo sta roba badilate proprio. E sti effetti, porca Eva, sono nostalgia pura. Sti rumori, ste cose, sentiteli. Ve lascio un attimo per apprezzare le finezze di sto gioco. Eppure questa è fatta. Mo ci addormiamo sul divano, così le famo tutte. Ah sì.
Ma che fai, Yahoo? Ma mi guardi mentre dormo? Vabbè che paro una sarma, ti sarei preoccupato, ma... Niente, niente, fossi uno dei quei zietti col vizietto, non fammi svegliare, va, prima che finisco mit slappato da zietto. Però giustamente è giunto anche il tempo di andare a sbrunì la tazza. Se siamo docciati, se siamo magnati, che famo? Sanna ma cagà pure l'occhio adesso, mi sembra giusto. Questo è un simulatore di vita dove anche la cacca ha la sua importanza, con tanto di lettura del giornale, perché legge successo, regà, è tutta un'altra lettura, scandisci proprio lettera. Per lettere. Ah sì, ha visto? Mi so pure lavato, zietto, ci ha invitato qua, ma ci fai traslocare nel granaio? Cioè, abbiamo ereditato il granaio, cioè tu ci hai chiamato qui perché ci vuoi da sta baracca? Manco ci fai dormire a casa tua? Vedi che fio della mignotta, oh. Ma che sei, genovese, ah sì? Zio paesano, zio di Rex, sto infame. Mi ospiti e poi mi mandi a dormire che mucche. Sedemo pure a reda a casa, che a monnezzetta de zio, ma dimmi te che roba, questo butta le cose e noi sedemo pia. Quindi vediamo un po', ah. Andiamo a raccattare dal cortile de casa de zio Burega la monnezza che... Li mortacci tu, ah sì, ma se te vedessero oggi fa una roba simile, te sei in chiappettano a passo de carica, vabbè che forse magari a te te piace, ma butta galline de legno. Ancora ancora, il legno sapete, no, è parte della natura. Ma sto divano puzzoloso, lo fionni in mezzo al fiume, ma se fanno ste cose, zio paesà? Ma vi in mezzo a merda, fatto di... Chi è pure i frighi, le tv, però noi non è che se dovevamo incollare, vedete il vantaggio del Game Boy, che per semplificare le cose alla fine, se le potevamo mettere in tasca, cioè mettemose in tasca il letto, se mettiamo in tasca pure il divano, altro che gatto pone di Doraemon, pare quasi quasi il bucio del culo del zietto. Insomma, abbiamo preso sta robaccia, arredamoci casa, sta baracca. Ah, antipatica esattamente come me la ricordavo sta roba dell'arredà. Il televisoretto in bianco e nero, il frigo da folgoroni, la gallinaccia di legno brutta come un corpo, riscroccamo da zietto, che sul frigo mio ci rimane appiccicato. Insomma, sto freuso fio di una gran battona ottocentesca ci ha chiamato qua per sfruttarci, in sintesi, a col senso di tutta la sua letterina. E poi ci saluta con il tipico canonico sun sun di The Sims. Sun sun sto cazzo, maledetto, infame bastardo scrocco. C'è tocca pure lavorare e riparare la roba, ma dimmi te, oh, ma che te sei fatta la serva? E dopo riparata la roba nostra, pure il trattore de sto stronzo tocca mettere a posto, ma vedi sto infame, oh, ci chiama per farci lavorare, per non pagare meccanico. E son genovese! In pratica mo devo fare i sordi, ma come famo a farli? Lavorando, semplicemente. Ma non potevo mica lavorare dovunque. Lavoriamo qua, dove ci stanno sti cartelli. Ma non ci si sbloccano mica tutti allo stesso tempo, sapete? Ci si sbloccano man mano che andiamo avanti con la storia. Il primo è dunque quello. Ma non è ancora il momento. Rifammo il letto, guardiamo se un po' di TV in bianco e nero, se cacciamo l'occhio per 13 secondi davanti al poliziesco. E poi se mangiamo qualcosetta andiamo a giocare all'amato sante. Ecco appunto, noi andiamo a giocare all'amato sante, che è il modo indoroso per dire che ci tocca lavorare a pezzietto. I lavori sono tutti minigiochi, anche simpatichetti, per carità. Ma sono venuto in vacanza, ah sì. Sono venuto in vacanza per riposarmi, no? Per farmi sfruttare da te. Me ne rimanevo in città a morirmi de gallo a saperlo. Ma tu guarda sto figlio de una mignotta, oh. Oh porca madorca. Ma come cazzo sei guida sto coso? Non mi ricordo più, mannaggia il culo del zio paesano. Paro umbriaco, sto cazzo. Ah, dai, vabbè, sì, scusami se ti rapo qualche fiore, ma sti cazzi, dai. Già è tanto che ci riesco a sta sopra. Mi paro sotto effetto de sostanze discutibili mentre porto sta affare. Mi paro er modifica, santo Dio. Domani smetto. Alla fine ci ripio la mano, bene o male. Sotto la colonna sonora che ripia pure quella del gioco originale, se famo sti insalata. Se ne siamo usciti con la promozione che ci serviva a sbloccare l'incarico e col 59 simoleon, la valuta fantasiosa del mondo di The Sims. Andamose a fa la doccia, che puzzamo come il culo di mille cavalli, e famose sto... Ma porcaccio Zeus, che cascasse in furmina a cer sereno in testa de quo stronzo de zio paesano. 20 simoleon per uno spuntino, e che cazzo te magni, a zie, pepite? Andiamo, se ne va, che sennò finimo a buffasse co zio, poi so cazzi nostra, ci tocca ripagare debito in natura. Scoprimo poi che qualcuno gli ha fatto scappare i polli a zi Peppe qua. E demo da ritrovarli, ovviamente, no? E demo fa tutto noi. Questo che cazzo fa, se fa i pugnette tutto il giorno e non fa un cazzo. E nel mentre cerca anche l'investigatore Nero Holmes, che poi era gli adattatori Pokémon che davano nomi strani alla gente, ma a me mi pare che pure qua, anzi qua è pure peggio.
Però andiamo da questo, che magari capiamo chi è stato a far scappare i polletti del silo. Selezioniamo un'adeguata reazione alla notizia dei polli scappati, andiamo a cercarli in giro, se trovano, se infilano dovunque, al bar, dentro al granaio nostro. A cazzo, mica mo ricordavo che c'avevamo il cesso qua noi. Pensavo che c'avevamo nemmeno il cesso, pensa un po'. E arriviamo alla fin fine da Nero Holmes, o meglio, arriviamo dentro a un negozio dove c'è sta lui. Nero Holmes è palesemente la versione pornografica omosessuale di Sherlock Holmes. Tra l'altro ha anche il dubbio quasi certezza che zio paesano si faccia spigne da Holmes, ma questi so cazzi sua, per carità. Però eviterò per questo di dormirgli nel letto suo, sperando non abbia fatto il joy refill pure sulla brandina che ci ha dato a noi o sul divano che se siamo incollati. Insomma, Nero Holmes ci dice che la colpa del delirio di polli è per via di un abominio del laboratorio, un pollo stronzo fuoriuscito mutato geneticamente, il pollo scheggia, che è tutta la vita che cerca de piallo. Cioè no, fermi un attimo. Un pollo che campa almeno 40 anni, perché questo ci avrà su per giù 40 anni. Questo che nasce già col trencher, il cappelletto, il porno baffetto e la sfrenata ossessione per il pollo pazzo, e già 2 anni gira per cercare... Vabbè, se famo domande, va. Che se non mi ricordo male, la logica è l'ultimo degli elementi con cui è stato fatto sto gioco. Per carità, anche per questo è divertente, eh. Però... E io me lo ricordo sto tizio, regà, mannaggia, mi ricordo sto fio de na mignotta. Questo è quel negoziante bagongo bastardo truffatore che ci rifila i merci per casa. Certo, un secchio da monnezza per 30 pippi, di mortacci tua per l'appunto. Io pensavo che fossero ladri al casalinghi di Mao Zedong che c'ho vicino casa mia. Poi oh, guarda, sicuro che m'ha pio la palla di vetro da macarovena de telecapri. Ah, faccia del lavabo, 200 ninnoli? Ma vado dai svedesi, c'è compro tutto il cesso, con 200 dobloni di mortacci tua, brutto ladro infame. Tavolino ovunque, ma per 45 si mole un mese a tanto che te finisce sempre nel culo, non ho capito perché. Vabbè, andiamosene, che questa è Alibaba con tutti i 40 ladroni in panza. Una volta ripresi tutti i polli, gli ridamo a zietto che ci dice d'anna a vendere divano al barista. Ma come? Ma n'era il nostro il divano rotto. Vabbè, non ci voglio entrare in mezzo ai impicci tua, zia, te preoccupa. Poi così sfonnato, chissà che cazzo ci ha combinato là sopra. Magari è proprio là che t'ha impollinato Nero Holmes, per carità. Non voglio sapere, vado dal barista, non discutosi, che poi potemo piacere una doccia e non usa sempre la sua. Vedi che pezzo di merda. A momenti c'ho la tazza del cesso, poi mi hai ospitato te e me devo pure comprare una doccia per metterla nel granaio tuo. Ma sei veramente un bastardo infame. Sei peggio di bangladesi che ti regala una rosellina e il braccialetto, ma poi se gli dai 84 euro se ripiano sia la rosa che il bracciale che t'avevano regalato. Sei uguale, sei un pezzo di merda. Anzi, pure peggio, perché quelli almeno non te so parenti. Mannaggia, parenti serpenti, è poco vero, eh. E regà, niente da fare, zio paesano si sta attento, tu spigna dentro all'ano. Andiamo dal barista incazzato che... Per barattoletto di spicci dei mance da giornata, evidentemente se compra sto cesso di divano e lo butta nell'angoletto. Vabbè, io l'avrei buttato comunque, ma chiamando lo squaletto. Però il barista ce ferma, ce prende per la spalla... Fissa la telecamera e ricorda al gentile pubblico che può sostenere questa attività attraverso una donazione al link PayPal in descrizione, perché questo canale vuole essere libero e autonomo, svincolato da ogni compromesso con la piattaforma, per far sì che la piattaforma poi non faccia come zio paesano che zitta zitta quando meno da aspetti tu un fila dentro all'anno. Ma per portare avanti un'attività c'è comunque bisogno di un'entrata, di un qualcosa che la faccia andare avanti. È per questo che rivolgo l'invito al gentile pubblico di sostenere questo canale attraverso una donazione al link PayPal in descrizione. Namosene da sto bar, va? Namo a vedere che potemo fa, si potemo pialla sta doccetta. E la doccia effettivamente Alibaba ce l'ha e ce la mette all'asta. Questa si chiama la doccia sensata. Mattonelle marocchine, a cipolla da doccia polacca. Io pensavo che si chiamasse così nel gergo popolare, cipolla da doccia. Non si finisce mai di imparare a giocare a The Sims, regà. Poi lo stucco invece americano. Ok, vabbè, non ce ne frega un cazzo. Però regà, fate modi, non leggo la parola cosmopolita dal 2005. Insomma, tentiamo di piassela all'asta, è un obiettivo di missione. Sicuro sappiamo pure con 54 simoleon. Ma te pare che me la ciullano? Me la ciulano, me la ciulano, me l'ha fregata il sciadone e quali mortacci sua, mi si è inculata la doccia. E io mondo cazzo me lavo, che ne sarà de noi adesso? Me sa tanto che zio paesano, che fa tanto come a zia de che cozzalone, stavolta però dovrà tirar fuori il doblone e sopportare sto rincaro dei 10 simoleon sulla sua bolletta dell'acqua. Perché visto gli eventi che piega in fausta che hanno preso, me sa che se faremo ancora qualche doccettina a casa sua. E questo, ragazzi miei,
era l'incredibile, ma anche geniale, The Sims fuori tutti per Game Boy Advance. Se questo video arriverà alla bellezza di 100 mi piace, vi farò una seconda puntata, altrimenti, non lo so, proseguirò con un altro gioco. Ci continueremo comunque a vedere il martedì e il venerdì per i consueti appuntamenti con le nostre challenge Pokémon, che quelli sono fissi, però ogni tanto, così, a caso, specialmente in quest'estate, aspettatevi anche qualche videuccio così, casual, dal sapore d'altri tempi e di nostalgia. Che ci porta a riscoprire un capolavoro, un'idea geniale, una puttanata clamorosa, tra i tanti giochi che scaricai da ragazzino e che in un qualche modo hanno caratterizzato quegli strani ma spensierati anni dei 56K. Detto questo, mi raccomando, non scordate di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere mi piace, di commentare, far sentire la vostra voce e fammi sapere anche se magari ci avete avuto questo gioco, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se vi ha fatto schifo. E anche bello farsi due risate tra di noi in compagnia. Ma in ogni caso non dimenticate di rimanere sempre sintonizzati per non perdervi nessuna novità, sempre qui. Sugli schermi di Tubo 93.